Quello scoperto negli ultimi giorni non sarebbe l'unico caso, anzi, in base ai risultati dei controlli avviati dal Dipartimento Lavoro sui circa 2.800 ex PIP del bacino emergenza Palermo, sarebbero almeno un'80 i precari con un reddito superiore alla soglia prevista per ottenere il sussidio da parte della Regione. Alcuni di questi raggiungerebbero anche i 300.000 euro, 15 volte il tetto massimo. Anche per loro scatterà l'espulsione, come per il precario milionario scoperto dal Dipartimento. L'ex PIP riceveva 832 euro al mese dalla Regione, ma in realtà il suo reddito ISEE, ovvero l'attestato che consente di accedere a prestazioni sociali agevolate, è di 150.000 euro, la soglia è di 20.000, è un patrimonio di oltre 1 milione di euro tra lui e la sua famiglia. Stiamo scoprendo situazioni incredibili, commenta il presidente della Regione Crocetta. Mi chiedo come sia stato possibile creare falsi precari dando loro un sussidio e togliendo risorse alla gente veramente bisognosa. Non è solo una forma di risparmio, ma di giustizia nei confronti dei poveri e di chi ha reali necessità, aggiunge Crocetta, secondo il quale prima questi scandali venivano occultati. Questa è una risposta concreta a chi ancora nutre dubbi sull'azione di moralizzazione e di lotta agli sprechi che stiamo portando avanti, conclude il governatore. L'anno scorso la Regione aveva espulso 87 precari per diverse irregolarità. Tra questi anche alcuni che beneficiavano del sussidio nonostante si trovassero in carcere anche per reati di mafia. La rivelazione era stata lanciata alcuni giorni fa da un quotidiano che riportava le ultime intercettazioni ambientali in carcere tra il boss cordionese detenuto al 41 bis e un altro detenuto durante l'ora d'aria. Rina addirittura parlava di un colpo di genio nel preparare l'attentato di Via D'Amelio, e cioè la decisione di nascondere il telecomando per azionare la carica esplosiva nel citofono dello stabile dove abitava l'anziana madre del giudice Borsellino. Insomma, per Rina sarebbe stato lo stesso Borsellino ad azionare l'impulso. Il clamore per questa versione aveva però fin da subito lasciato il posto a molti dubbi, ad iniziare da quelli relativi ad una tecnologia estremamente sofisticata e probabilmente non ancora reperibile da Cosa Nostra, almeno nel 92. Adesso Rina viene smentito da quattro pentiti che in questi anni si sono autoaccusati anche della preparazione dell'attentato, e le loro dichiarazioni entrano in sentenze definitive della Cassazione. Giovan Battista Ferrante, Fabio Tranchina, Gaspare Spatuzza e Salvatore Cancemi dicono chiaro e tondo che il telecomando fu posizionato nelle vicinanze della strada, in un punto dove l'osservazione era ideale. Resta allora un dubbio. Che cosa sta facendo Totò Riina? Le sue sono soltanto vanterie di un vecchio, oppure c'è un disegno più sottile? I cantieri culturali della Zisa si sono colorati con le tinte della speranza, quella di un domani sempre più accogliente, un domani con una scuola che diventi realtà non discriminante per chi siede tra i banchi anche se proviene da lontano o chi, qui il tema è quello dello ius soli, del diritto di cittadinanza, è nato in Italia da genitori stranieri. Questi temi della due giorni sotto lo slogan "A scuola nessuno è straniero", pratica di inclusione interculturale in classe nella città, promossa dal Comune di Palermo, dall'ANFE, dall'Ufficio Scolastico della Sicilia e dalla Giunti Editori. Dopo circa 20 anni di pratiche di integrazione e di educazione interculturale, il convegno ha voluto fare il punto sulla scuola multiculturale italiana e sulle luci e le ombre che connotano i cammini scolastici dei bambini e dei ragazzi stranieri. Una due giorni per diffondere progetti che spesso non riescono a diventare patrimonio di tutti, facendo in modo che gli insegnanti non debbano ogni volta ricominciare da capo. E nell'ambito dell'obbligo formativo sono già presenti generazioni abbastanza già adulte di ragazzi che provengono da altri paesi o nati in Italia, che comunque sono assolutamente più integrati di noi adulti, con meno pregiudizi, che convivono in grande serenità e pace, se non fosse davvero perché poi insomma ci sono da un punto di vista mediatico da una parte e gli adulti dall'altro, che in qualche modo provano a minare gli equilibri perfetti invece che tra bambini e giovani si vengono a creare.